Nassi di Reggio Calabria e Comando Provinciale di Reggio Calabria, nel periodo dell'emergenza Covid, hanno controllato ben 23 strutture. Una di queste è stata sequestrata su ordine dell'autorità giudiziaria, in quanto mancante dei titoli autorizzativi ed erano stati accertati dei reati in danno degli anziani. 5 sono state proposte per la sospensione in quanto mancanti dei titoli autorizzativi e ben 13 devono risolvere delle difformità evidenziate durante i controlli. Molto spesso in questi controlli troviamo delle case albergo trasformate in case di riposo e quindi non hanno tutti i requisiti per le case di riposo, e ora controlliamo anche l'ordinanza regionale che prevede l'effettuazione dei tamponi per tutti gli operatori sanitari della struttura.